Nella linea lombarda, ce lo mettiamo o non ce lo mettiamo questo Roberto Rebora? Roberto Rebora disdegnava la sua appartenenza alla linea lombarda, l'ha anche scritta in un'intervista a Poesia rilasciata a Donati. Dal punto di vista teorico la linea lombarda non esiste. Cosa vuol dire che non esiste? Esiste dal punto di vista storiografico, come tante operazioni che hanno iniziato pubblicitarie, che hanno iniziato i futuristi, la tradizione che, ma anche nell'Ottocento c'erano questi aspetti pubblicitari, ma non erano così massicci come quelli che inizia il Novecento. Si potrebbe fare anche un convegno su pubblicità e letteratura, io lo lancio al professor Langelli, un bel convegno sulle tecniche pubblicitarie della letteratura. Abbiamo fatto tanti convegni su letteratura e giornalismo, e possiamo fare anche su questo. È un'etichetta pubblicitaria che però non ha sostanza teoretica. Perché non ha sostanza teoretica? L'ho sempre detto. Perché non basta dire che i poeti della linea lombarda hanno una poetica di oggetto, degli oggetti, perché bisognerebbe spiegare dal punto di vista della filosofia del linguaggio, e questo Anceschi non lo fa, perché fa una questione puramente tematica, spiegare come in ogni poeta il linguaggio pone gli oggetti. Un bel problemone di filosofia teoretica, questo del rapporto fra parole, cose, cose, linguaggio. E quindi bisognerebbe vedere la differenza che c'è tra Sereni e Orelli, tra Risi e Rebora, e via così. Se la prendiamo dal punto di vista del tematismo, non basta dire che ci sono il paesaggio lombardo, ci sono i laghi, ci sono queste cose qua, come si legge nel saggio di Alceschi, perché allora lì dentro tutti i poeti che stanno in Lombardia, a cominciare da Giovanni Giudici, appartengono alla linea lombarda. Tanto è vero che c'è stato un signore che negli anni 70 ha fatto un'antologia della linea lombarda e ci ha messo dentro 70 poeti, dei quali tutti molti di questi hanno detto no, io con la linea lombarda non c'entro niente, assolutamente niente, no? Quindi la linea lombarda non c'è, sicuramente Rebora è un poeta lombardo che cresce in una percezione del tempo e dello spazio e quindi in un modo di tagliare i versi che risente del fatto che lui era un bassaiolo, come tutta la famiglia, viveva a Milano, nella metropoli prebellica e postbellica e di tutte queste cose, quindi i modi di tagliare lo spazio poetico, questo sicuramente risente molto, sì, come tutti i poeti, insomma. Io mi ricordo un grande poeta, un grande filosofo come Lucian Blaga, che ha fatto dei saggi meravigliosi sulla cultura mioritica o su come il tempo e lo spazio viene tagliato dalle varie tradizioni, e questo è fenomenologia, questa è fenomenologia della poesia, insomma. Fra l'altro è un grande poeta filosofo, anche un grande intellettuale rumeno, che spero che prima o poi riuscirò a ritradurre i poemi della Luce, perché la traduzione italiana che c'è attualmente è molto invecchiata, vedremo. È bello perché Amedeo si assegna dei compiti e poi li porta tutti a termine, cioè questa è la cosa più incredibile di tutte. Lucia, un'ultima battuta. Questo Roberto Rebora che ci piace tanto anche ai giovani, eppure lui è stato lontanissimo dai salotti milanesi. Che cosa è il suo segreto? Grazie. Grazie per questa domanda, perché effettivamente restituisce molto effettivamente dell'immagine che stiamo un po' trasmettendo ed è quella che insomma restituiscono poi questi giovani studiosi. Sono per lo più tesiste, in realtà sono per lo più donne, c'è stato anche un ragazzo che ha lavorato sui carteggi, ha lavorato sulla biblioteca del poeta, sui carteggi teatrali di Vita Militare, ma anche sulla figura di Giulia Pini, quella musa di cui parlavamo prima, questa donna, no, che ispirò molte delle sue poesie. E sul quello che dicevo sul racconto, sulla serie insomma di racconti inediti sotto il titolo di Itinerario. Quindi il lavoro c'è e il lavoro è tanto, ed effettivamente è questo che credo, principalmente forse sono due i motivi che insomma attirano questi giovani. In primis il fatto di poter lavorare, insomma a chi forse non piacerebbe poter lavorare proprio come dicevo prima, entrare nel laboratorio, mettere le mani in pasta, e quindi una volta che insomma si entra nel fondo ci sono queste lettere, questi autografi, insomma, e quindi poter proprio davvero lavorare insieme, vedere il dietro le quinte, come dicevamo già all'inizio, no? Dell'autore e non solo, dell'uomo. E dall'altro anche il fatto che il fondo sia molto ricco,
E quindi ci sono molti materiali anche inediti, e questo piace, insomma, interessa, e il fatto che poi venga fuori questo personaggio così affascinante. Quello che dicevo prima, che insomma sono sempre tutti molto stupiti, diciamo, dal fatto che è un uomo che appunto non si lascia mai scoraggiare, ecco, anche quando parla, quando racconta l'esperienza del lager, come dicevo prima, quella voce, che è una delle parole chiave, oltre quindi al silenzio, però è la voce che insomma Rebora comunque tende a far sentire, non perde mai quella fiducia nell'animo umano, ecco, nonostante tutto lui dice io credo sempre di dover lottare, e ha fatto tanto, e credo che questo insomma trapeli anche dalle sue poesie, e questo insomma, come dicevo prima, ha ancora molto da dire, e noi siamo qui per questo, e credo che sarà insomma forse solo uno dei primi passi, e credo che Rebora insomma lo meriti. Io penso poi che per i giovani studiosi Rebora sia una grande opportunità, non solo per lo spessore dell'uomo, del poeta e dell'intellettuale, ma poi perché, in fondo, su Roberto Rebora si può esercitare una creatività teoretica e critica molto forte, perché quando io ho fatto la ricognizione per il primo libro, i saggi critici su Rebora non sono più di 10 o 15, e questo è un grande vantaggio, perché se uno deve mettersi a studiare Dante Alighieri, solo la bibliografia italiana ci vorrebbero 25 vite. Se poi allarghiamo la bibliografia intellettuale internazionale, non bastano 200-300 anni, non solo per approcciare le cose più piccole. Infatti io ogni tanto che faccio il cattivo tiro fuori Veselovsky, qualche russo che ha scritto nell'Ottocento, nel Settecento su Dante, lo do a un dantista e questo sviene. Dico, questo non lo conosco. Ah, male! No? Che sono un po' birichino, ogni tanto faccio il birichino. Quindi per i giovani, oltre alla sostanza di Rebora, che è veramente uno dei poeti più importanti, secondo me, della cultura europea novecentesca, c'è anche questa grossa opportunità, che non devi fare la cultura del commento qua, sia che è una cosa veramente, diciamo così, imbarazzante, insomma, queste tesi che sono cosa ha scritto questo, cosa ha scritto quell'altro, una compilazione. Qua bisogna metterci della creatività anche, e soprattutto bisogna avere una visione teoretica, una visione della letteratura, e senza la visione della letteratura, la letteratura non si fa. Allora, ovviamente ringrazio i nostri tre ospiti preziosissimi, Lucia Geremia, Amedeo Anelli e Luciano Paggetti. E poi ringrazio la Unitre di Lodi, la sua presidente Isabella Ottobelli, che è il nostro Deus ex machina, il comitato Soci Coop di Lodi Tavazzano, che collabora e che ha organizzato il rinfresco, e la BBC Centro Padana, e ovviamente Ambrogio Visigalli, che è il nostro regista. Grazie signori, io lascio la parola a Luciano e buona serata a tutti. Queste due letture. Lasciatemi la vita. Lasciatemi la vita. La porterò con me, segretamente, quando bisognerà valutare ciò che rimane o quanto si è perduto nel fare, nel fuggire. La prenderò dal mio sacco posato sulla soglia, e non saranno superflui tormento e gioia, la disperata fatica, l'accanita dolcezza delle attese. Il più primo, eh? Il miracolo. Guareschi. Sampdostel, 1 maggio 1944. Dalla folla che brulica lungo il reticolato attendendo la tromba della dunata emerge la giallognola giacca a vento di Rebora. Dal colletto slabbrato emerge la testa di Rebora, che appare ancora più vasta in bilico, così sul collo smagrito. Da una manica della giacca di Rebora emergono le punte di alcune dita e un fagottino rosa. Rebora in questi giorni è irritato contro l'indifferenza dell'universo. La sua voce è sempre un po' aggressiva. «Mi pare che sia il tuo compleanno oggi», dice Rebora porgendo il pacchetto rosa a Giovannino. «Tieni, sigarette, sigarette della razione». In questa spiaggia ventosa e maledetta, sballottati dalle onde di pece e di noia, si addensano tristi relitti del pauroso naufragio
che sconvolse la vita di tanti uomini. E d'improvviso, come un miracolo in mezzo alla informe, sordida, sudicia, pacottaglia, affiora qualcosa di scintillante, di pulito, di puro, un segno di civiltà. Qualcuno si è ricordato dell'amico e delle oneste usanze dell'amicizia, un po' di rosa poesia nel grigiore di tanta sciatta, lorda prosa. Non per niente Rebora è un poeta.